Dove sei nato qua? Qui siamo a Partignano. A Partignano, dimmi. A Partignano, quello mi stavi dicendo prima in privato, dimmi. No, che io sono dal, come dire, a Pignataro Centro, Partignano Centro. Partignano Centro. Vedi qua, se vedi qua. Quella porta finestra è la casa dei miei nonni. Dei miei nonni paterni. D'Angio. Ah, i D'Angio. I D'Angio. Quindi la casa di un re. Infatti lì sotto c'era una D'Angio Antonio e una Giuliana. Infatti sotto quanta casa ci sta l'epigrafe della terra di lavoro. Capito? Quindi questa, vabbè, qui sono stato battezzato, questo è il. T'hanno vattiata! T'hanno piattiato. T'hanno vattiata. Sì. E come dicevi prima di la taverna, la cantina? Ah sì, un poco più avanti lì, proprio nella curva ci sta la cantina. La cantina, mia nonna era Mariuccia Candrera e quindi sono stato allevato con Alice Fit, Baccalà, Stock e vino. E pane, ovviamente, no, vino. No, vino nel senso di pure vino nella cantina, so. Sì. Lì a Cassoso per la verità. No, tu si va a Cassoso. Mi ricordo, però pure vino ci scrive. Sì, ma cioè che dire. Eh sì, perché poi ci fu una moda che faceva Cassoso e vino, ti ricordi? Questa era la comunità insomma di Partignano. Qua si sviluppa un po' giù Castelluccio, questo è Castelluccio, alle spalle ancora di qua c'è la Casa Fosca. Questi sono i quartieri un po' così. E quindi questa è una frazione di Pignataro Maggiore di Pignataro, che però rivendica la sua identità. Sì, per noi è stato sempre un po' strano, come ti dicevo prima, quando mia madre mi chiedeva, cioè, guarda, ma io esco, ma dove vai? Vado a Pignataro, cioè per noi era, capito, un fatto di spostarsi. Eppure sono attaccati, insomma, però. Sì, sono attaccati, sì, via Partignano è una via, poi in effetti, no, però nella parte era una frazione, e pare sta scritto pure. Sì, sta scritto sulla cosa mi va da arrivare. Grazie, Giacomo. Forse sì, è quella, per i bambini, insomma, no, e pure può essere perché si faceva l'Immacolata e quindi che ne sai. Ah, quindi questa è tipicamente dell'Immacolata? No. Ah. In effetti questa è più di San Vito a settembre perché si usano le noci vecchie.
Ah, ecco. Questo lo facevamo per il grande, come dire, San Vito Martire Nostro Signore. San Vito Martire, noi siamo del sud. Del regno. San Vito Martire. Un re del regno, non è il sud. La terza, il terzo sabato di settembre, noi qua facciamo la sagra della pizza Milano. A settembre, terzo sabato di settembre, che coincide con la festa del patronato. Vabbè, un'altra versione, la pizza Milano è che più sta, più matura, quindi figlia, è come se fosse una gestazione all'interno. Forse è meglio questo. Bravo. Perché è un dolce che non scade. Perché è mantenuta dal vino, che è un ottimo conservante. Sono Nova Giubert, Mesolano, giù alla Spromoto. Crotone. Sta giù, che tu stai vicino al cartello di Mesolano. Alla provincia di Crotone. Faccio il cartello di Mesolano. Comunque, questa è sta cosa strana che fanno là, e noi siamo stati ospiti 15 giorni fa. Delle serre galattese. Abbiamo presentato la Campania, la terra di lavoro, la terra di lavoro. Campania è pure sala consilina, è terra di lavoro. C'eravamo noi, Olim Campania Felix, come si chiama? La Basilicata, Calabria e Sicilia. Mai visto tanta sangue in vita mia. Mamma mia, sì. Ma lo fanno ogni anno questo? Sì, lo fanno ogni anno, no, questa, quella in questa, Calabria, questa qui pure ogni anno. Sì, sono i raduni che fanno. E quei raduni di zampogne che fanno in quelle zone. Thank you.
era quella la zona da dove venivano i nostri zamboni. Noi non siamo paesi di zamboni. Molti siamo andati. E quindi questi signori che arrivavano in due tappe, le due novene, una all'Immacolata e l'altra al bambino, come si diceva, e venivano, arrivavano il 29 di novembre per andare poi il 7 di dicembre e poi ritornavano il 16 di dicembre per andare via il 24. Quindi questi erano i due periodi di Immacolata. Noi li sentivamo veramente, insomma, la prima tappa generalmente era proprio qui davanti alla chiesa e la prima novena la facevano sempre davanti alla chiesa. Questa è la novena, facciamo adesso la novena di Immacolata e ci prepariamo a corretto. Già convinto, cioè, faccia la novena lunga, no? E a sto punto faccia la novena lunga. Va bene, a posto così. Va bene, grazie. Grazie, signore. Ma questa poi mi ha fatto il forno a legna naturalmente. Ah, ecco, ci sta. E quando ci mette la cottura più o meno? La cottura quando ci mette più o meno? Un'ora, eh? Smetti, muovi gli appoggio qua. Come non sto a fare? Un dolce che si mantiene 2-3 mesi, deve essere consumato subito. Ma questi sono quelli già fatti? Sì, questi sì, sono sì, sì. Il finale di quello che stanno facendo. Queste già fatte, quelle sono fatte ieri.
Ah, quindi mi messo dentro un ruoto, non va messo in terra il forno. Ah, ecco. Ma questo è solo noci, signora? Noci, zucchero, cannella, limone. No, mettiamo. No, della frutta secca solo noci però. Sì, sì. E la pasta invece che la quella che viene usata per il pane o quella per la pasta, no, all'uovo? Che all'uovo là. Eh? Uova, vino. Quindi l'impasto è fatto con farina e c'è l'uovo dentro, infatti perché è un po' gialla. Scaldato. Ci arriveremo al cancello d'Anna.
destro e noi facciamo festa. Se fa festa non guarda, o fuga o fuga o cambara, o fuga o fuga o cambara, o fuga o fuga o cambara. 60. Ci sai, mi dicono che questo forno ha una storia grossa, importante. Com'è? Mi hanno detto che questo forno ha una storia importante, una storia vecchia. Addirittura prima dell'unità d'Italia. Cioè quasi 200 anni. Cioè. Questo veramente non lo so. Che dobbiamo domandare. Mi hanno detto preunitario. E mi hanno detto preunitario.
Che è passato Garibaldi. Ci fosse, poteva fargli fare la fine una pizza figliata a Garibaldi, veramente. Stavamo meglio, stavamo. Una è la nuenia che ti voglio contare a Maurizio stamma a sentì quando è dopo te la vuoi scordare. Una è la nuenia che ti voglio contare. Dove ci stiamo noi, cadenevano i capi, che sta storia comincia così. Dove ci stiamo noi, cadenevano i capi, una è la nuenia che ti voglio contare. A tre soldi bellezze della figlia d'orre, l'occhio cuore e il bello parla. L'ho avuto i capi se la voglio sposare. Tre soli bellezze della figlia d'orre, dove ci stavano mamma che tenevano i capi, una è la nuenia che te voglio contare. E quattro figli maschi, lui anche ruini, la fortuna voletta così. Quattro figli maschi, lui anche ruini, tre soli bellezze della figlia d'orre. Poi c'è se un uomo che tenevano i capi, con la nuenia e la te voglia contare. E cingoli con mare, che ricetta raller, che ti piace più bianco che o nero, tu paese sarremo dai. Cingoli con mare, che ricetta raller, e quattro figli mascola noi anche ruinir. Preso l'imballezza della figlia d'orre, dove c'è se un uomo che tenevano i capi, una è la nuenia che te voglia puntare. Ma se tu ti chiastemmo la ricina d'ana, perché li pingano e non ne vanno. Thank you.
sta storia, otto rimane la rali quattro creature, sette sono venute, sette cavalier, ma se sono di chieste magari gina manaia, cinque ricco mare da ricetta, all'era, quattro prima a scuola lui anche ruinire, tre soli bellezza la figlia del re. Dove c'è Steven Homme che tenevano i capi, pure la nuegna che te voglio contare. Allora, di Sant'Agata. Allora, che messaggio parte di Franceschini? Fammi capire. Allora, io faccio il pittore, facevo il pittore, avevo 17 anni e stavo pitturando dalla famiglia Sant'Agata. La famiglia Sant'Agata, prima era, le mogli erano le dame di compagnia della moglie di Franceschini. Di Maria Sofia, la regina Maria Sofia. E una dei Sant'Agata era il tesoriere dei Sant'Agata. E il tesoriere dei Franceschini. E di Franceschini. Quindi le donne Sant'Agata erano dame di compagnia di Maria Sofia. Esatto. O Ferdinando. No, Franceschini. No, allora, tanto è vero che Franceschini quando è scappato la tappa l'ha fatto qua, ha cenato sicuramente qua. E io non penso che sia partito, ma è partito alla mattina presto. Beh, perché non è scappato, è andato a Gaeta a prendersi le bombe di Cialdini. Vabbè, è andato, io non lo so. A me me l'ha detto il Sant'Agata vecchio, più vecchio di me come sono adesso. Lui era vecchio, dice, incetto, ma perché lui stava studiato? Dice, ma che davo, perché c'ha mangiato Franceschini? E mi disse, calmi di sotto. Ci siete state mai a calmi di sotto? A Zuni. A Zuni c'è la piazza. Se voi scendete in fondo, c'è un palazzo che l'ha ristrutturato Luigi Manvitelli. E in una sala di quella ha dormito Garibaldi. Questo è pure... E non è caduto nessuna trave. Gli spaccava la capa era meglio. Vabbè. No, va malamente purtroppo, è successo. Quindi, quindi qui la famiglia Sant'Agata era una famiglia di corte dei Borbone, vabbè, di Francesco II di era Borbone. Era baronesse, cose. Era famiglia di corte perché della. Perché mio padre diceva, io avevo un fratello, mia madre mi diceva che diceva baronesse piccola piccola, ma arrivo il cavo io voglio fare. Prima stavano con il re, come mai può passare chi ospitava Garibaldi, chi ospitava chi? E poi. Perché purtroppo ci sta chi gli piace salire sul carro del vincitore e quindi pur di non perdere quello che avevano hanno avuto l'opportunità di conservarlo e di aumentarlo. Tutto qua. Lì a Zuni c'è ancora il letto dove ha dormito Garibaldi. Dove? A Zuni. Ed è tutto dormivano sotto nel. Lo so, poi qua poi nasce il brigantaggio per difendere l'onore dei Borbone e della nazione napolitana. Vabbè. Grazie. Ciao. Rimane sempre voto, divino, se ci manca che la cuori, se ci manca che la cuori. We'll be right back.
antica di cercava per la pietà. Regina dello cielo, divina maestà, questa grazia cada cielo. Thank you.
Thank you.
Anche secondo me. Secondo me, perché quando è caldo sente solo un mele, esatto. Mentre invece quando passa il tempo, se figlia, si matura, esatto. Diventa una cosa speciale, quello, che poi non sorride. Esatto. Secondo te? Quello che diceva prima Giacomo, per una parte pure vero, perché? È più una credenza popolare. No, perché quando si facevano generalmente in occasione di qualche festività, no? Che si facevano certo. Sempre. Allora, per non aspettare, perché i dolci non ce n'erano, allora c'era mangiare un poco di dolce, ne facevano qualcuna piccola per farla mangiare prima a noi bambini. E quindi si diceva sta cosa, la pizza figliata, perché c'aveva la pizza. Invece, secondo me, però secondo me è che si chiama figliata, si dice figliata perché più sta. Più figlia gestisce proprio la gestazione, sì, matura, no? Matura. Si solidifica quindi sua figlia, da parte il nostra miele, figlia il miele dire. Matura l'impasto adesso di dolci, solo miele, no? Zucchero,
No, 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 no. Figliare quando... proprio che cresce. Sì, che San cresce, che cresce all'interno. Giovanni, può avere un'attinenza con il sarro? Non lo so. Non lo so, può darsi pure, perché poi sai che sì, chi dice una cosa, chi ne dice un'altra. Ma infatti figliata è proprio sammatura proprio. Però dice che fra un mese, perché mi ha detto che fra un mese dice è perfetta proprio. Fra tre mesi, allora, una sera stavamo provando a casa mia. Io cercavo una cosa sotto uno stipo e trovai una pizza figliata che aveva 7 mesi. No, ma questa è quella più giusta. Aveva 7 mesi. Noi tagliamo quella pizza e mangiamo una pizza mai mangiata in vita nostra. Mai mangiata in vita. Si è figliata. Era un... Qui è stata impollinata. Era un sapore, era un sapore, ma non lo so dire che. Si è figliata, che è ma buonissima. Infatti Peppe. Te la ricordi la pizza dopo 7 mesi com'era? Era figliata. Era figliata per me. Quindi possiamo dire la pizza figliata rispecchia la gestazione della femmina, esatto, quindi bravo, quando è più maturo, più che c'è, è più perfetto, è più nasce un creatura. Mai metterla in frigo. Mai metterla in frigo. Temperatura ambiente, perché non scade, non va male, perché il miele è un ottimo conservante. Quindi il miele conservante. Poi c'è il limone. Vabbè, comunque. Allora siamo arrivati alla conclusione che la figliata è perché ha da maturare. È più sì, maturo, è più diciamo, figlio, diciamo tu figlio è più è buono, diciamo perché così. Ci stanno. Okay. Grazie. Grazie a te. Grazie. Let's go.
Adesso la sono uscita lì, che è questo? C'è un nome, non so se è qui. A Perpignano, a Perpignano poi uscire, ci fai usare a Perpignano. Non mi dici che si può fare. Ma ce l'hanno fatta, l'ultimo sono un po' comune. C'è tantissimo. Giacomo pure la Madonna è scomodata. Yeah.
rullante e... un clarinetto, non la ciaramella. No, no, due clarinetti, un rullante e una gran cassa. Entravano in tutte le case, in tutti i vicoli, la gente rispettava, si ritrovava, siamo settavano, ubriaco, fracito, tutto quanto, perché mangiavano e bevevano dalle 2 di notte ed si esce la mattina quando inizia la festa. I ragazzi stanno ripigliando questa tradizione. A te voi, ma quando si fa questo? Si fa terza domenica di settembre. La festa da casa, le partigiane. Sabato, domenica e lunedì. E tutte le serate fa? No, solo sabato e domenica. Tra il sabato e la domenica? Sabato, tra il sabato e la domenica. Le due notti. Esatto. Cioè, l'anno prossimo la mania no, bello, guarda, perché la gente nei vicoli si aspetta, si fa un caffè, chi era un bicchierino, chi si imbriaca, non imbriaca, e chi stai ma pries? Let's go.
si la vita la storia porta, si la porta la senza porta, si sa tutta la rotta ci sta, gioia te, te, te. La sappiamo più, che non andiamo più. Perché la valle cattiva. Non lo dia sta signora. Finalmente andata a luna, sera fatta, guarda lui, tiremo la